andiamo a vedere, per esempio, andiamo su pagina Facebook, gruppo Aftercare, proviamo qua su gruppo Aftercare, apriamo la pagina di un dentista, quando devo trovare esempi qua li trovo tutti, andiamo, zoomiamo. Ci proviamo a aprire qualche caso fotografico che fa vedere, per esempio, come è stato risolto il caso. Questo no, andiamo su foto. Vedi qua, per esempio, questi denti sono troppo lunghi. In realtà la gengiva dovrebbe arrivare fino a qua. Sono scoperti. Manca la gengiva, perché quello che è stato perso Sì, a livello si è scoperto osseo un l'hanno compensato con la ceramica, l'hanno compensato. In realtà anche lì doveva essere simulata gengiva. Aspetta, provo a inquadrare più su così si vede anche sul gruppo. Quando ci chiedono, per esempio, voglie e denti senza gengiva, dipende perché così rischi di avere l'inestetismo poi di avere i denti, i dentoni lunghi da balena, quelli. Poi che se c'è il labbro che copre non è un problema, ma se uno c'ha il sorriso gengivale è un problema poi dopo. Quando invece la bocca viene riabilitata senza rialzare l'occlusione, quello che si ottiene è questo. Dei denti al contrario, che invece di essere della dimensione corretta, sono sottodimensionati. Questa è una sottigliezza che ti fa capire se uno è bravo a fare le riabilitazioni della bocca oppure no. Quando riabiliti la bocca, non devi solo mettere dei denti, ma li devi mettere in uno spazio che ti devi Corretto. rideterminare. Se tu tieni, registri questa macchina cartocciata, col telaio a cartocciata, ha fatto un incidente, il telaio si è storto. La posizione magari della portiera è diversa perché il telaio l'ha tirata, ok, magari l'ha storta. Se io vado a rimettere la portiera nuova, la posso mettere in un telaio che ho Corretto. raddrizzato oppure lo tengo storto. Se io non raddrizzo il telaio, quindi se non faccio il processo Ossatura. inverso, la bocca collassa, anzi la bocca perde gengiva, i denti, osso e dimensione sia cartoceo. Se io metto i denti qua, i denti saranno lunghi o corti? No, corti, Corti. non c'è spazio. Sì, giusto. Se invece io riapro la bocca, metto degli stop dietro, ricostruisco l'osso intanto, tolgo tutti i denti, ricostruisco l'osso e metto impianti. Metto dei provvisori che tutti mi dicono, ah, c'ho i provvisori, c'ho i dentoni. Sì, perché noi facciamo tutti i denti più grandi in fase provvisoria, intanto perché così si rompono meno, ma poi perché vogliamo aprire la bocca. Poi dopo il paziente viene in fase definitiva, lo dobbiamo deprogrammare, togliere i provvisori dalla bocca. Un giorno sta senza denti, ok? Vedete tutti i pazienti che sono senza denti, perché? Perché si sta deprogrammando Sì, l'articolazione e la memoria attenzione dal alla memoria. cervello. A un certo punto mettiamo un ferro di cavallo in bocca avvitato su 3-4 impianti, lo stava facendo prima per esempio il dottor Andrei su un paziente, e iniziamo a vedere come queste due placche in resina si posizionano tra di loro. Poi mettiamo un po' di composito di resina che le va a distanziare, un pin che sta qua davanti, che è su un'arcata. Chiudi, tac. E vediamo come sta la posizione A tutti i dell'articolazione. pazienti Rotta dovrebbe un po', fare sì, in una questo lavoro. fase Quando fanno le due arcate, definitiva. sì, sicuramente. Poi, quando noi andiamo a vedere, okay, qual è la posizione di riposo verticale, abbiamo allo stesso tempo anche la posizione anteriore e laterale della mandibola. Blocchiamo, mettiamo un silicone che blocca. Quella è la posizione dove ora dobbiamo mettere i denti. Gli impianti già sono stati messi nelle prime fasi, lì in questa fase ora dobbiamo mettere i denti. Quando non si fa correttamente questo, uno c'è il rischio che va a mettere a costruire i denti come qua in Corti. corti, in poco spazio, perché non ha deprogrammato la bocca. Quando il paziente chiude, i capi muscolari ravvicinati sviluppano più forza, si creano spasmi muscolari, si può creare bruxismo o serramento notturno.
I materiali flettono di più, hai scheggiature, dolori articolari, hai denti che vengono flessi continuamente, si crea o si stacca il cemento o si infiltra la saliva sotto, hai le corone che per esempio si staccano, è partita la capsula, tanti problemi. La bocca va prima aperta, il telaio va fatto nuovo prima. Per fare questo devi per un periodo aprire la bocca, riaprirla, deprogrammarla al primo periodo durante i definitivi e poi si vanno a mettere dei denti. L'abbiamo azzeccata? Non sempre. Delle volte non riesci neanche a prenderla perché il paziente ha degli spasmi muscolari, paziente spastico, paziente che ha avuto delle lesioni nervose, incidenti stradali e quindi non riesce a coordinare. È molto difficile delle volte prendere questa. Allora, in quel caso usiamo dei materiali che sono più morbidi, che permetteranno di avere gioco e nel tempo andiamo a vedere se ci sono rotture. Se non ci sono rotture, l'abbiamo azzeccata, è quella. La verità è che l'articolazione ha molta tolleranza. Quello che noi facciamo qua, dopo un po' l'articolazione si abitua. Non me lo so inventato, vado da chi fa solo questo e gli chiedo, dimmi la verità. Loro mi dicono questo, mi dicono la verità che noi stiamo andando al buio. Facciamo le cose e vediamo come reagisci. Poi ti comporti, se c'è una rottura cambi materiale, se non c'è rottura vai upgrade a una linea più rigida. Okay, ma se io vado, non so, è come guidare la macchina di notte, non sai dove saranno le buche, cosa monti, sospensioni rigide o belle ammortizzate? Se vuoi evitare i problemi ammortizzate, se no, se sai già che è rettilineo, vai con le sospensioni rigide, allora materiali più rigidi. Ecco che è arrivata anche Iana. Che vieni, siediti qua di fianco, se no si vede sempre il mio viso. Volevo rubarvi un paziente. Ok, come si chiama? Rubare. Chi? Il paziente. Alessandro Falco. Io. Sei tu? Tocca a me. Va bene, quindi io per oggi vi lascio che alle 6 ho tra mezz'ora riunione che stiamo preparando la SOS. University? No. SOS? SOS? Ti stai interrogando? No. Dall'altro lato della strada. Stiamo organizzando dove fare. Non diciamo niente, dove faremo almeno due feste a settimana a tutti i pazienti. E grilliamo.